ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video e bentornati sul canale. Oggi video sul make-up e andremo a realizzare questo make-up che vedete. Sicuramente all'inizio del video vi dirò che, vi dirò che non so ancora cosa realizzare, e ebbene questo è quello che verrà fuori. Quindi ho filmato prima la parte di ricostruzione e poi ho filmato quindi l'introduzione. Prima di lasciarvi al video vi chiedo di lasciare un pollice in su e di iscrivervi al canale. Buona visione! Andiamo quindi ad applicare del correttore. Io utilizzo questo Kiko, lo applico in questa zona e arrivo fino alle sopracciglia. Vado a stendere il prodotto, faccio in modo che interessi tutta la zona fino all'arcata sopraccigliare. E applicando il correttore a livello delle sopracciglia ci permette, permette al prodotto che andremo ad applicare sulle sopracciglia di tenere meglio. Secondo punto infatti è quello di andare a ritoccare le sopracciglia, o meglio andare a riempire i buchi in questo modo. E credo che fare bene le sopracciglia, disegnarle bene, sia uno dei punti più importanti del make-up, perché dà espressività al volto e perché già ordinando le sopracciglia, infatti vedrete la differenza da prima a dopo, nel momento in cui vado a rifare le sopracciglia sembra già che ho il viso in ordine. So che questo video durerà un'eternità, ma era molto tempo che non realizzavo un video sul make-up e poi un video su un make-up rispetto ad un video su una maschera o comunque su uno spacchettiamo sicuramente è molto più minuzioso e quindi ci vorrà più tempo. Una volta che abbiamo fatto le sopracciglia, vedete già la differenza nella prima e il dopo, come cambia già tutto. Lo so, faccio sempre schifo, però faccio vomitare un po' meno. Andiamo ad applicare l'ombretto, ecco. E utilizzerò la mia Naked 3. Io non so in realtà che trucco voglio realizzare quest'oggi. Mi lascio un po' andare, quindi mi lascio prendere dall'ispirazione. Illuminami. Allora, vediamo un po'. Utilizzo Nuner, questo qui. Adesso vado a prendere dello scotch e lo applico partendo dalla punta delle sopracciglia e faccio lo stesso dall'altro lato. Questo mi permette di dare una buona angolatura all'ombretto e sicuramente agli estremi andrò ad utilizzare un colore più scuro. Posso utilizzare Dark Heart, questo. Lo vado ad applicare in questa zona. Crea un'angolazione. Poi andrò a sfumare tutto, E negli angoli che ho ricreato andrò a mettere, vediamo un po', sì, utilizzo Layer. Pulisco il pennellino in questo modo, cioè è proprio la cosa ideale per pulire il pennellino, e vado a sfumare. Tolgo questo e questo. Stressante lo scotch sul viso, giuro. Viene da grattarsi così.
Allora, ora l'effetto non si vede molto perché comunque devo ancora applicare il correttore nella parte inferiore dell'occhio. Comunque adesso cosa facciamo? Adesso vado ad utilizzare il correttore di Kat Von D. Non ci interessa se rimane da qualche in qualche punto un po' più, cioè un po' più di prodotto, perché tanto con l'ombretto andrà ad essere coperto. Andrò a mettere limit questo qua. Questa è l'ombretto che ho comprato in stick su Shop Mi Sa, e io lo vado ad utilizzare come illuminante in questa zona. Tutto vado a renderlo omogeneo con questo qui. Prima di applicare il rimmel, oppure anche detto mascara, vado a completare l'opera d'arte. Aspetto un attimino che venga assorbito il correttore in modo che dia maggiore coprenza, e dopodiché lo vado a stendere con questo pennellino e arrivo fino alle tempie in modo che tutta questa zona risulti illuminata. Sto ben attenta a seguire il tratto. Dopodiché andiamo ad applicare la BB Cream, che continua ad uscire la BB Cream. Mi ha sporcato il pantalone, che bello, se l'ha assorbito tutto, sì, era proprio quello che desideravo. Anche il mio pantalone è sporco di BB Cream, magnifico. Prelevo un po' di questo marrone, questo. Allora, in questo video utilizzerò Mega Volume Miss Baby Roll, questo. Devo dire che già l'ho utilizzato, il primo giorno non è andata bene, ero completamente insoddisfatta. Forse non sapevo utilizzarlo, ero troppo abituata ad utilizzare quello di Bottega Verde, e il secondo giorno è andata meglio. Oggi andiamo con l'utilizzo di questo mascara. Aspettiamo un attimino che si asciughi questo primo strato, poi vediamo un po'. Ah sì, applico un altro po' di illuminante per me in questa zona. Faccio un po' di contouring leggero con questo pennello, che è nuovo, l'ho preso da Shop Mi Sa, Shop Mi Sei, Shop Mi Sa proprio all'italiana, vai. Allora, che faccio? In pratica con questo pennello prendo questo più scuro e lo applico qui. Poi ovviamente lo dovrò sfumare. Ok, e con l'altro pennello ne preleviamo poco poco di questo più chiaro e andiamo a sfumare. Ok, con quello più piccolino, questo. Ah, cacchio, ho infilato un'unghia dentro questa qua. Comunque la applico superiormente a dove ho fatto, dove ho applicato la parte nera, dove ho applicato questa terra, questo blush. Con questo pennello che ho utilizzato prima, prendo sempre questo scuro e vado a fare delle linee qui e qui e sfumo, che mi servono in pratica per allungare il naso, cioè non perché voglia essere come Pinocchio, però servono per rendere più sottile il naso. Posso andare avanti così? Allora, che voglio fare? Che voglio mettere? Nel frattempo vi faccio vedere un po' il risultato. Non so se voglio utilizzare... No, voglio utilizzare il rosso. No, Bordeaux. Vado ad utilizzare questo di... non questo. Comunque della AOA, che ho preso... Non è nemmeno questo, non è...
eccolo, che ho preso su Shop Missei. E però sicuramente prima di applicarlo vado ad utilizzare un po' di matita, così che non faccio effetto pagliaccio. Comunque l'illuminante lo applico qui e qui e lo vado a sfumare. In questo modo. E applico un po' di blush sempre con lo stesso pennellino. Ok ragazzi, allora, questo è il trucco. Resta di stucco è un barbatucco. Comunque, allora, mi piace sicuramente. I prodotti di Shop Missei, quindi il rossetto e l'ombretto che ho utilizzato, mi sono piaciuti tantissimo, devo dire la verità. E già ho utilizzato altri colori dei rossetti e mi sono piaciuti tantissimo, hanno una lunga tenuta, devo dire che durano tutta la giornata, anche se mangio rimangono intatti. E niente ragazzi, allora, se il trucco vi è piaciuto e il video vi è piaciuto, scusate per la lunghezza, ma sapete che per il make up sicuramente la durata è molto più lunga. Vi chiedo di lasciare un pollice in su, di iscrivervi al canale e l'appuntamento nel prossimo video. Ciao ragazze!